Si chiama Megan Bechtold ed ha una storia davvero triste di cui voglio parlarvi. Infatti è una ragazza di 27 anni d'età e la vicenda di questa fanciulla ha sconvolto letteralmente gli Stati Uniti d'America. Infatti la donna, o meglio la ragazza in questione, soffriva di una strana tosse, una tosse che difficilmente riusciva a passare. Sarebbe stata quindi mandata a casa per 3 volte dai medici senza compiere delle analisi più approfondite con la diagnosi di una mera bronchite. In realtà pensate che non era un raffreddore come i medici avrebbero supposto, bensì un cancro, bensì un tumore. Infatti, grazie a delle visite specialistiche, grazie alla TAC, si è evidenziato che la ragazza in questione aveva, o meglio, un tumore nel diaframma di 13 centimetri. È iniziata la chemio, la battaglia contro il tumore. Si pensava all'inizio in un banale raffreddore, ripeto, la seconda allergia, la terza bronchite. Alla fine, però, la diagnosi parlava di un linfoma di Hodgkin. Per fortuna, però, è una delle patologie più, diciamo così, facilmente curabili. Non riuscì a respirare bene la ragazza. Era attaccata al tubo dell'ossigeno, tanti capelli persi e si è dovuta rasare a zero, letteralmente. La giovane però non è ancora guarita, vi ricordo, la lotta contro questa malattia ancora continua oggi, ma per fortuna ha una sua famiglia che le sta davanti, o meglio che la supporta e che le vuole un gran bene. Grazie a tutti, saluto e al prossimo video dal narratore Triano.